Salve cari amici, ed eccoci qui con l'appuntamento settimanale di RST Spazio 7, una rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno, e vi ricordo che questa edizione, come tutte le altre edizioni, è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Iniziamo con domenica 11 marzo 2018. La notizia era: Napoli, la nostra banda di 75 bambini, così li strappiamo dal disagio sociale, da situazioni disastrate. La scalzabanda è nata nel 2012 con enormi difficoltà nel quartiere Montesanto ed è composto da ragazzi e bambini immigrati e giovani musicisti del quartiere. Dicono: qui non esistono differenze ed è tutto merito della musica che rende possibile l'obiettivo dell'integrazione sociale. Questa notizia deve farci riflettere, cari amici, soprattutto oggi, dove appena finita la campagna elettorale abbiamo visto che la pancia degli italiani è rivolta a tutt'altra cosa. Si è fatta incantare dai populismi, da quattro soldi, dalla Lega e anche in parte dal Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo pensare che su questa terra, su questo mondo, non siamo solo noi italiani. Ci sono tanta gente che esiste, che vive, che muore ogni giorno, che lavora, che fa vivere la propria famiglia. E in molte di queste terre, noi italiani, insomma, insieme ad altri paesi dell'Unione Europea e dell'altra parte del mondo, vendiamo armi a questi paesi, e dove permettiamo che esistano delle guerre e dove la gente muore, non muoiono soltanto i soldati, i guerriglieri, ma muore tanta gente, tanti bambini, anziani, donne. E dove poi noi con il nostro egoismo non facciamo che creare disagio e povertà. E quindi dov'è che questa gente può rivolgersi? Rivolgersi a noi, ai paesi occidentali, ai cosiddetti paesi ricchi, tra virgolette, che poi ricchi non lo siamo. Perché la ricchezza dentro di noi, cari amici, non è soltanto quella economica, ma è nel nostro spirito, nella nostra mente. La ricchezza è quella cosa che noi riusciamo a produrre per aiutare gli altri. Passiamo a lunedì 12 marzo 2018. Giudice costituzionale Nicolò Zanon indagato per peculato d'uso. Le accuse sono insussistenti, ha detto, ma mi dimetto, e si è dimesso lo stesso. L'ipotesi di reato nei suoi confronti riguarda l'utilizzo dell'auto di servizio e dei buoni carburanti. Sono sereno, l'ha detto appunto. Tuttavia, per rispetto dell'etica istituzionale e della funzione che ricopro, ho ritenuto di presentare le mie dimissioni al presidente della Corte, Giorgio Lattanzi. Ex membro laico del CSM in quota centrodestra, è stato nominato nel 2014 da Napolitano. Ecco un altro esempio, dove soltanto se c'è un'ipotesi di reato, perché fin qua quando non ci sono i 3 gradi di giudizio che condannano una persona, la persona è innocente, cari amici. Ricordiamoci sempre questo e teniamolo sempre bene secondo le nostre leggi. Però lui ha fatto il gesto, si è dimesso, perché non ha voluto, diciamo, far vergognare gli altri di questa presunta sua colpevolezza, o come la vogliamo intendere, queste presunte accuse che gli sono state fatte. Non sappiamo la verità, la scopriremo lungo il tragitto. Martedì 13 marzo 2018. Belve, Adriana Faranda, ospite su 9, dice: non ci aspettavamo che la scorta di Mora fosse così impreparata. Adriana Faranda, ospite di Belve, mercoledì 14 marzo, che è andata in onda alle 23:30 su 9, racconta a Francesca Fagnani come andò la mattina del 16 marzo 1978, quando un nucleo armato delle Brigate Rosse bloccò l'auto che trasportava Aldo Moro.
In pochi minuti i brigatisti uccisero i due carabinieri a bordo dell'auto di Moro e i tre poliziotti che viaggiavano sull'auto di scorta e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana. Anche qui si deve far riflettere. Riflettere perché è stato un passato nero questo qui delle Brigate Rosse. Di rosso secondo me non avevano soltanto il nome, perché non è così che si agisce nei confronti in una società civile e democratica, anche se è una democrazia abbastanza anacquata la nostra. Lo era allora e oggi è ancora peggio. Uccidere delle persone solo perché non la pensano come te non è giusto. Ci sono tanti modi per poter dimostrare e portare avanti le proprie idee. E l'uccisione, secondo me, per come la vedo io, non è tra queste. Mercoledì 14 marzo 2018 è morto Stephen Hawking, lo scienziato che studiò le origini dell'universo. E la NASA ha scritto che vola come Superman nella microgravità. Aveva 76 anni. Non era solo uno scienziato, ma un'icona. Colpito appena ventenne dalla SLA, gli erano stati dati appena 2 anni di vita. Ha invece avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia che gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale, appunto. Questa malattia che lo aveva colpito non è riuscita a bloccarlo. Lui è diventato appunto uno dei maggiori scienziati, ma a livello mondiale, uno che, non potendo parlare, parlava attraverso un computer, non si poteva muovere, però la sua mente è stata vivida, la sua mente era forte, la sua mente era viva e ha portato a tante scoperte e soprattutto ha capito qualche cosa che l'hanno chiamato il secondo Einstein, quindi insomma non è che non era nessuno. Un saluto a Stephen, perché veramente, come dice la NASA, oggi vola come Superman nella microgravità. Giovedì 15 marzo 2018 il reddito di cittadinanza dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, ecco, con tutti gli esperimenti locali che ci sono stati, che si intrecciano con il REI. Le prime regioni che hanno lanciato misure di contrasto alla povertà condizionate a percorsi di attivazione sono presiedute appunto da governatori DEM. A livello comunale si è mosso a Livorno con risorse sufficienti però solo per poche centinaia di persone. Ora si accode il comune di Marino. Le regole sono state modificate quest'anno per tener conto dell'entrata in vigore del sussidio nazionale. Chissà come andrà a finire anche questo reddito di cittadinanza, staremo a vedere. Venerdì 16 marzo 2018 si parla sempre di Aldo Moro. I terroristi facevano parte di un gioco più grande di loro, perché dietro c'erano le potenze come la NATO che volevano sbarazzarsene, addirittura prima ancora delle BR. Nel libro di Giovanni Fasanella, Il pazzo Moro, l'analisi di documenti inglesi e americani oggi desegretati, racconta che non erano le Brigate Rosse le sole nemiche del presidente della DC sequestrato appunto il 16 marzo 1978 e ucciso poi dopo 55 giorni. Ma dietro c'erano gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, che erano preoccupate dal rischio di un PC al governo e della sua apertura verso il mondo arabo. Nei vertici al massimo livello di l'ipotesi di intervenire anche con metodi per noi ripugnanti, si è stato detto. Aldo Moro è stato un grande uomo politico, era democristiano, aveva fede, ma aveva capito che per rialzare la nostra nazione aveva bisogno di tutti e quindi stava aprendo anche addirittura al Partito Comunista, e per questo è stato ucciso.
è stato ucciso per mano delle Brigate Rosse, ma dietro c'erano gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, i quattro paesi che oggi attaccano Putin, ricordiamoci. Sabato 17 marzo 2018, Pomezia e i consiglieri del Movimento 5 Stelle si dimettono in blocco, quindi cade il sindaco Fabio Fucci. Il primo cittadino si era ribellato alla regola dei due mandati e aveva lasciato il movimento e annunciato l'intenzione di ricandidarsi con una lista civica. Ma ora attacca dicendo: hanno fatto esattamente quello che fece il PD a Ignazio Marino. Questo non lo so, signor Fucci, se il Movimento 5 Stelle si è comportato come il PD con Ignazio Marino. So soltanto che quando uno prende un impegno deve mantenerlo, è una questione di onorabilità. Cari amici, con questa ultima notizia termina la nostra rassegna, l'RST Spazio 7, il nostro settimanale, dove con le principali, secondo noi, le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana trascorsa, appena trascorsa, insomma, erano degne note di essere riportate alla ribalta almeno una volta alla settimana. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edito da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione. Alla prossima settimana, cari amici. Thank you.